Io sono venuto qui perché credo come tutti gli altri avevo scelto di fare qualcosa di non grande, di piccolo, però all'interno di un grande momento che questo paese avrebbe vissuto e che sta vivendo. Quindi mi sembra che si stia dimostrando anche che la comunità internazionale può favorire processi di democratizzazione, senza imporre la democrazia o senza fare forzature o senza appunto esportarla con le guerre. E poi, come diceva un mio amico prete, che è stato missionario, è sempre meglio prevenire in queste situazioni lo scoppio di ulteriori guerre, e quindi in questo caso l'avvio di un processo democratico, questo dovrebbe impedire, perché poi la comunità internazionale, che non riesce a fare prevenzione, interviene, appunto come mi ricordava questo amico, inviando coperte, come è accaduto qualche anno fa in Congo, in un paese dove il sole spacca le pietre. E l'esperienza è come me l'ero immaginata. Questo paese è stato segnato dalla guerra e è caratterizzato ancora dalla fame, che è la fame di sempre. L'immagine di questi mercatini che senza luce, perché in questo grande paese l'energia elettrica è solo un optional, che stanno aperti fin tanto che le donne non hanno venduto qualcosa, perché a quel punto possono comprare quello che può servire per alimentare i figli che aspettano a casa nella capanna o nella baracca prima di andare a dormire. Qui ci si sveglia con il sorgere del sole e generalmente si va a dormire quando tramonta il sole. Questa è la vita che qui viene fatta. E quindi questo paese così povero, dove un dispensario, un centro sanitario, come lo chiamano qui, che abbiamo visitato, nei pressi di Uvira, gestito da suore, quindi da religiosi, e che mi è stato detto è uno dei migliori della zona, mi ha scioccato appunto per la povertà, per l'essenzialità, per la carenza di strutture, e pensavo invece appunto alla ricchezza del nostro paese, al fatto che ai nostri animali domestici riserviamo cure con veterinari, addirittura professori, che qui nemmeno alle persone vengono riservate. In quel centro sanitario, infatti, non c'era il medico, perché il medico non se lo potevano permettere. E ieri è venuto un mezzo miracolo. Ieri il popolo congolese, con code interminabili, ha atteso il momento tanto desiderato di poter votare. È stata una giornata di grande gioia. Si temevano incidenti, si temevano anche brogli, ma incidenti non ce ne sono stati, brogli o irregolarità non ci sono state segnalate, se non per cose molto molto marginali, e quindi è stata una grande giornata. E questo paese, che appunto non ha strade, dove l'energia elettrica, nemmeno in questa città di quasi mezzo milione di abitanti, ieri sera avevamo energia elettrica, tant'è che nei seggi lo spoglio è stato fatto al lume di una luce fioca di lampade a petrolio, che erano nel kit dei vari seggi elettorali, perché appunto l'energia elettrica qui generalmente non c'è. Questo paese che non ha strade, dove internet è credo conosciuto da solo qualche ricco, le elezioni sono fatte nei tempi previsti e sostanzialmente in maniera regolare. Io ho due immagini che mi porterò appresso. La prima è che queste persone, dopo code interminabili, la prima operazione che dovevano fare davanti agli scrutatori era quella di mostrare le mani, perché non ci sono documenti di identità, e quindi la prova provata che non si venisse per 2 volte allo seggio votare era che poi all'uscita, dopo aver votato,
con dell'inchiostro indelebile, almeno per alcuni giorni, veniva sporcato generalmente il pollice, e in maniera tale da avere la prova provata che non potesse ripresentarsi a votare questa persona, appunto perché non si poteva certificare l'identità. E l'altra immagine è che, incontrando soprattutto giovani all'uscita dai seggi, ci salutavano con il pollice alzato a mo' di ok all'americana, ma poi bastava riflettere un attimo, osservare meglio, non era un ok all'americana, ma era il fatto che mostravano con orgoglio l'inchiostro indelebile che era rimasto sul pollice, come dire: io ho votato, io ho fatto la mia parte. E quindi noi speriamo che questo voto, che si sta svolgendo, ripeto, per i dati che abbiamo fino a questo momento, in maniera regolare, venga accettato da tutti i concorrenti, e che appunto questa campagna, che almeno in teoria si è svolta tra avversari e non tra nemici, perché di fatto tali erano alcuni dei candidati che si erano presentati alle elezioni, questi nemici che hanno solo deposto le armi, non consegnate le armi, noi speriamo e faremo di tutto come comunità internazionale perché accettino questo risultato. Sarà un risultato quindi che potrà cambiare il volto di questo paese. L'altra cosa che stupisce e che è incredibilmente strana è che qui la gente sorride, nonostante appunto le scuole, gli insegnanti non vengono pagati da questo Stato che in questi anni appunto non esisteva. E quindi c'è stata una caduta della frequenza scolastica di quasi il 40%. E gli insegnanti sono pagati da collette che vengono fatte tra i genitori degli alunni stessi, e quindi questo paese che non riesce a pagare né i militari, né gli insegnanti, né i poliziotti, avrà finalmente la possibilità di un governo che dovrà, alla luce anche di questa importante Costituzione che è stata approvata e che noi abbiamo visto, è molto vicina all'esperienza delle Costituzioni europee, quindi direi molto avanzata, prefigura anche uno Stato sociale che oggi qui assolutamente non esiste, e quindi si tratterà adesso di avere un Parlamento capace di legiferare per trasformare questi principi. Io ricordo per esempio quello che a me interessa nello specifico. Vabbè, esattamente alla stessa dignità degli altri capitoli, ma è quello relativamente al lavoro, dove si afferma appunto che il lavoro è un diritto sacro, nonché un dovere altrettanto sacro per il cittadino congolese, e che appunto lo Stato deve garantire un lavoro affinché sia data la possibilità di una vita dignitosa per il lavoratore stesso e per la propria famiglia, e che oltre a questo il sindacato appunto può essere fatto in assoluta libertà, e quindi questi principi dovranno essere trasformati con adeguate leggi in ipotesi, in possibilità concrete. Questo è un po' il giudizio che io ancora a caldo mi sento di dare. Noi siamo felici in questo giorno, che è successivo appunto alle elezioni, come abbiamo visto felici le persone, e stavo dicendo prima, sorridenti, ecco, nonostante appunto queste persone non abbiano diritto alla sanità, una sanità che sia degna di tale nome, non abbiano diritto alla scuola e non sempre riescono a mettere a dormire i propri figli avendo dato da mangiare in maniera adeguata. Mi raccontavano che qui si mangia una volta al giorno, mediamente, e a volte la sera la mamma è disperata perché non è riuscita a trovare nulla da offrire ai propri figli. Si raccontava una mamma che quando i figli piangono lei non riesce a stare nella capanna, perché è straziante sentire
sentire lamentarsi i bambini perché non hanno mangiato. E nonostante tutte queste cose, questi sorrisi incredibili stampati sui volti dei bambini innanzitutto, ma anche delle persone adulte. E quindi un popolo sereno, io credo di poterlo definire anche molto solare e gioioso, che ha patito le sofferenze incredibili di una guerra lunga e cattiva. Noi abbiamo incontrato alcune donne violentate, una di queste in tempi anche molto recenti, a fine del 2005, perché sulle montagne attorno a questa cittadina che è adagiata sul lago e che in condizioni diverse potrebbe essere anche ritenuta interessante, ci sono ancora militari, sono ancora milizie che con violenze incredibili sulle popolazioni, che riversano violenze incredibili sulle popolazioni e ci raccontava una di queste donne violate del suo dramma e quando questi militari le hanno sgozzato il marito davanti agli occhi e poi l'hanno violentata ripetutamente, almeno in 10 lei ricordava, e poi hanno massacrato di botte sempre davanti a lei il figlio, solo perché il figlio non voleva eseguire all'ordine assurdo, incredibile di violentare la madre. E quindi è stata una guerra proprio cattiva e ci potrebbero essere tantissimi altri esempi. Oggi questo popolo può cambiare la storia, la propria storia, può voltare pagina. Per la comunità internazionale è, credo, importantissimo perché nell'Africa subsahariana, dopo il Sudafrica, che recentemente, perché i tempi e la storia sono sempre molto lunghi, ha avviato un processo di democratizzazione, ora tocca il Congo, come si sta consolidando in altre realtà, seppure meno importanti del Congo. Se questo dovesse avvenire, sarebbe un bel giorno non solo per il Congo, ma per l'intero continente africano.